che mi lasciò un po' avvelenato era la protesta, proprio quasi piangendo, dei venditori ambulanti, dei venditori di È il pallonzini, business che gira intorno il a business, sì, Sant'Agata. mi supplicavano perché dice è l'occasione per fare un po' di soldi. Veramente questo mi amareggiava. Comunque è andata bene poi anche per loro, perché alla fine tutti si sono convinti che mentre c'era una guerra, mentre alle porte di Catania si partiva per la guerra, fare a Catania una festa come quella che si suole fare non era proprio conveniente, non avremmo certamente onorato Sant'Agata con una festa chiassosa. Invece quella manifestazione di penitenza, di preghiera, di raccoglimento, di fraternità, di solidarietà con i combattenti, ecco, questo credo che ha lasciato un segno nel cuore della gente. Lei, Monsignor Bonmarito, ci ha consentito con questo suo racconto di tornare un po' indietro negli anni per ascoltare questo interessante, da parte sua appunto, vissuto di qualcosa che rimarrà sicuramente nella storia della festa di Sant'Agata. Così Certo, come questo sì. momento, che è uno dei momenti più emozionanti del giro esterno della Santa, è la famosa salita dei Cappuccini, in queste immagini che ci Vi ho arrivano. partecipato stasera veramente con grande apatema d'animo, però è commovente, ecco, guardate, la solidarietà, tutti si stringono gli uni agli altri. È un momento di fraternità altamente educativo, io credo, per la gente. Perché è una testimonianza di solidarietà, di forza e convergente, proprio che commuove, all'unisono, centinaia, migliaia, ecco, è una processione infinita di sacchi bianchi che si agitano, che pregano, che invocano. E quelli che non sono proprio a tirare le corde e sostengono i portatori dal di fuori, e poi si applaude perché la salita è andata bene. Suonano le campane, un popolo che si commuove. Io ero al balcone stasera, ero ad un balcone e ho visto tutto, e soprattutto questa coralità, questa solidarietà. Che poi è proprio l'elemento che consente che tutto vada bene, perché in Certo, salita il perché fercolo è all'unisono, pesantissimo. non solo, e non deve cadere nessuno, perché sarebbe pestato da Travolto migliaia di altre gente, e letteralmente. poi dal carro. E quindi tutti che spronano, tutti, ecco. È davvero uno spettacolo unico. Unico, unico. E coloro che sono studiosi di feste popolari, non so se lei lo sa, dicono che nel mondo la festa di Sant'Agata si colloca o al terzo o al quarto posto addirittura, perché ce ne sarebbe una grandiosa in America In Perù. Latina, in Perù, e Corpus Domini, un'altra a Siviglia il La Venerdì Santo, Settimana Santa. e l'altra, dicono, sarebbe questa di Catania. Il terzo posto, dicono proprio, le diceva bene, spetta a Io Sant'Agata. non me ne intendo, ma comunque l'anno scorso c'era non meno di 1 milione di persone, hanno calcolato almeno i giornalisti, e credo che era il numero proprio considerato con correttezza. Però dobbiamo cercare sempre di, ripeto, di evangelizzare questa religiosità popolare, di purificarla, ma abbiamo fatto, io credo, dei passi notevoli, perché il silenzio della messa di stamattina era impensabile Che lei ha alcuni anni. sottolineato proprio in cattedrale, lodando Beh, i certo. devoti che dopo appunto tanto acclamare sono In rimasti silenzio, in migliaia di silenzio. persone in silenzio. È un altro Questo. dei momenti magici che noi speriamo di documentare domani sera, è quello che anche in questo caso non moltissimi vedono al passaggio in via Crociferi, l'omaggio delle suore benedettine di Molto clausura. toccante Mi anche quello. sono venuto in mente proprio a proposito del silenzio che lei citava, dopo Sì, il sì. grande clamore, dopo le incitazioni della salita di San Giuliano, il silenzio Che si crea, irreale sì. che si crea in via Sì, Crociferi. quelle 20-30 suore che cantano con quelle voci estremamente delicate, cariche anche di pathos religioso, incantano la gente, la quale rimane come un po', ecco, un po' assorta, ecco. Sono momenti in cui certamente ognuno pensa, riflette, prega, perché no, contempla il mistero di Dio. La gente
ha un rapporto con Dio che noi forse non riusciamo a valutare in tutta la sua intensità, sia pure attraverso la semplicità. E allora torniamo alla gente, torniamo al rapporto dei catanesi con Sant'Agata, con la nostra presa diretta di questa mattina. Ci eravamo fermati proprio al momento in cui cominciava la messa dell'Aurora celebrata dall'arcivescovo Luigi Bommarito. Immediatamente dopo la messa dell'Aurora, Sant'Agata lascia nuovamente l'altare maggiore della cattedrale, viene portata lungo la navata centrale del Duomo di Catania a spalla e si affaccia in Piazza Duomo. Sono le 7 in punto, Piazza Duomo è affollatissima e sta per uscire dalla cattedrale di Catania il busto reliquiario di Sant'Agata. Eccolo proprio all'interno nell'ingresso principale della cattedrale. La nostra è per fortuna una postazione privilegiata. Il fercolo già addobbato con i fiori rosa che appunto vengono sistemati proprio nel primo giorno di giro del fercolo. Il fercolo attende proprio davanti all'ingresso principale della cattedrale. Adesso il popolo catanese attende proprio l'uscita del busto di Sant'Agata, l'uscita dello scrigno che contiene le reliquie della Santa, lo scrigno d'argento che verrà posto sul fercolo assieme al busto di Sant'Agata. Già sono moltissimi i devoti, i fedeli che hanno acquistato delle candele. Il tributo di cera che viene offerto dai catanesi a Sant'Agata, candele che già ardono sul fercolo, tonnellate di cera che nei 2 giorni di giro della città Sant'Agata riceverà dai suoi fedeli.